di ieri a New York il faccia a faccia che segna una ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Russia dopo quasi 2 anni di gelo. Putin e Obama concordano sulla necessità di lavorare ad una soluzione negoziale della crisi in Siria e sul coordinamento di operazioni anti-ISIS in ambito ONU, ma restano molto distanti sul ruolo di Assad. Il vertice a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. All'indomani dell'uccisione del cooperante italiano Cesare Tavella a Dhaka in Bangladesh, gli Stati Uniti hanno diramato un'avvertenza ai propri cittadini nel paese, invitandoli a limitare i loro spostamenti. L'uccisione di Tavella è stata rivendicata in un comunicato ISIS che annuncia altre azioni. Il Dieselgate preoccupa i mercati, anche oggi Volkswagen in calo sul listino di Francoforte, mentre Dow Jones fa sapere di aver rimosso il titolo dal proprio indice di sostenibilità. Anche l'autorità anticorruzione svedese sta valutando di aprire un'inchiesta. Il Dieselgate può avere un grosso impatto, aveva esplicitato ieri il viceministro dell'economia tedesco Jens Spahn, secondo Bloomberg. Con l'hashtag possiamo aiutarvi, i carabinieri sbarcano su Twitter. I cittadini che diventeranno follower dell'arma potranno ricevere informazioni su eventi, concorsi, operazioni, ma anche consigli sulla sicurezza. Tragedia in India, nello stato di Assam, dove un traghetto con 100 persone a bordo si è rovesciato dopo aver urtato un pilone nel fiume Koloi. Portati in salvo circa 80 passeggeri, mentre dispersi sono una ventina. Bisognerà attendere il 14 gennaio per sapere se il film scelto per rappresentare l'Italia, Non essere cattivo, di Claudio Caligari, otterrà una nomination agli Oscar per film straniero. A presentarlo a Venezia fuori concorso l'attore e produttore Valerio Mastandrea, che ha ricordato il regista prematuramente scomparso prima della fine del montaggio.